Il personale della provincia di Perugia e di un traghetto di Umbria Mobilità hanno tratto in salvo due velisti dopo che la loro imbarcazione era affondata nel lago Trasimeno in seguito a un temporale. A intervenire in particolare l'ispettorato di porto e navigazione dopo l'allarme lanciato dalla nave. La barca a vela era nelle vicinanze dell'isola Polvese quando si è trovata in difficoltà per il temporale improvviso. L'ispettore di porto Massimo Mencarelli è partito dunque con la propria pilotina per recuperare l'uomo ancora in acqua. La donna invece nel frattempo era già riuscita a salire a bordo del traghetto che stava fortuitamente incrociando la rotta dei due naufraghi. Nel punto di affondamento della vela sono state posizionate delle boe segnaletiche per evitare che altri natanti possano subire danni urtando la carcassa dell'imbarcazione con la tappa a picco.